Salve a tutti, sono Elena Antongirolami e sono violoncellista. Io sono Melissa Galosi e sono pianista. Suoniamo in duo dal 2013 e siamo qui per presentarvi il nostro primo lavoro discografico, Rossiniana, in uscita a novembre 2020 per Dynamic e Naxos. Come il nome suggerisce, ciò che ha ispirato Rossiniana è proprio la meravigliosa musica di Gioachino Rossini. Infatti, questo album è il risultato di un mio personale lavoro di ricerca e di raccolta di pezzi per violoncello e pianoforte di e su Rossini, alcuni dei quali inediti. Con ciò intendo sia temi, variazioni e fantasie su musiche di Rossini, sia brani composti in stile rossiniano, sia musica da camera effettivamente scritta da Rossini. Al suo interno, il progetto contiene 7 pezzi originali per violoncello e pianoforte, 2 di Rossini, il celeberrimo Un Larme e il meno noto Allegro agitato, e 5 di importanti autori vissuti tra il XIX e il XX secolo, per citarne un paio, Offenbach e Castelnuovo tedesco. La scelta di Rossini come protagonista di questo album è stata dettata da due motivi principali. Il primo è ovviamente dovuto al nostro interesse verso la sua musica e il suo stile, non solo per quanto concerne la produzione cameristica, che come duo ci riguarderebbe più da vicino, ma anche quella operistica che ha reso Rossini famoso nel mondo. Da questo punto di vista, cercare di condensare gli aspetti tipici dell'opera rossiniana in un album per violoncello e pianoforte è stata una sfida decisamente interessante. L'altro motivo per cui abbiamo scelto Rossini è quello di celebrare la città e la regione in cui è nato e ha trascorso parte della sua vita, Pesaro, nelle Marche. Infatti, essendo noi marchigiane, abbiamo da sempre avuto l'opportunità, preziosa e formativa, di frequentare, conoscere e vivere assiduamente i luoghi rossiniani. Proprio per questo, grazie alla collaborazione del comune di Pesaro e di Amat Marche, abbiamo registrato il nostro album nel luogo più adatto che ci potesse venire in mente, il Teatro Rossini di Pesaro.